Fu così che Capucetto finì in prigione. Il poliziotto fu premiato e la nonna, nonostante gli acciacchi, visse per altri 100 anni. Qual è la morale? Forse questa favola, più che una morale, contiene un ammonimento. Ecco, prendetelo come un consiglio. State attenti, miei giovani amici. Nel bosco in cui viviamo, i lupi vestono abiti insospettabili. Si nascondono dietro i sorrisi compiacenti delle false amicizie, nelle belle parole dei politici corrotti, nella finta generosità di adulti senza scrupoli. Ma vi prego, amici miei, impegnatevi ad essere più che ad apparire. Altrimenti potrebbe capitare che un giorno il lupo cattivo vi compaia nello specchio. Lupo, la cena è pronta! Lavati le mani e vieni a tavola! È un'ora che sei lì fuori! Con chi stai parlando? Con nessuno, tesoro! Parlavo da solo! Arrivo subito! L'avete riconosciuta? Già, è Matilde! Alla fine le cose sono andate nel miglior modo possibile per me. Ho sposato la ragazza più dolce, carina e amabile di tutta la scuola. Lupo! Anche se ha un caratterino... Eccomi, cara! Arrivo subito! Arrivo!